quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. 350 g di farina integrale, 180 g di acqua, 20 g di olio extravergine di oliva, una bustina di lievito secco istantaneo, 30 g di semi di zucca e 30 di girasole, un cucchiaino di tè di sale e un cucchiaino da caffè di zucchero. Iniziamo subito. All'interno di una boule versiamo tutta la farina, i semini lasciandone da parte un pochino, un 10 g sia di girasole che di zucca. Serviranno per la decorazione finale. Il sale e lo zucchero e il lievito che setacceremo. Mi raccomando, questo è il lievito secco, sì, ma istantaneo. Rimestiamo tutto insieme in modo che il lievito vada un pochino dappertutto. Versiamo i liquidi. L'acqua la verseremo a poco, rimestando di volta in volta. Io, come vedrete, la aggiungerò in tre parti. Quindi, una volta che è tutta ben inglobata, inserirò anche l'olio. Rimesterò dapprima con la spatolina e quando mi verrà difficoltoso procederò con le mani. Scaravolto l'impasto creato sul piano da lavoro e lo impasto ben bene finché non avrà una consistenza morbida. Su un piano da lavoro schiaccerò un po' il panetto e lo dividerò in 8 parti. Di ogni parte farò una pallina che andrò a schiacciare sempre sul piano da lavoro, che come vedete ho rivestito di carta forno per agevolare un po' l'operazione. Con i rebbi della forchetta praticherò dei buchini, quindi olierò ben bene e andrò a guarnire con semi di zucca e di girasole. Bene, la nostra focaccina è pronta per essere infornata. La metto da parte e preparo le altre 8. Adesso in forno combinato, io uso sia statico che ventilato, a 220 gradi per 15 minuti, ma anche 10 se il vostro forno è molto aggressivo. Guardate il grado di doratura. Ed eccole qui le nostre focaccine appena sfornate, fragranti, morbide e gustosissime. Se Cappuccetto Rosso avesse offerto queste focaccine al lupo, il lupo sarebbe ancora vivo e non ci sarebbero stati guai né per la nonna né per Cappuccetto. Provate le nostre focaccine e poi lasciateci un feedback sotto il video. Un bacio grande e vi lascio le foto.